Intanto buongiorno, io sono Federica. Ciao. E lui è Andrea. Ciao. Intanto volevo chiederle qual è il suo nome e quanti anni ha che fa questo lavoro. Dunque, il mio nome è Mezzatesta Giuseppe. Faccio questo lavoro da tantissimi anni. Inizialmente ho fatto la scenografia con il professor Paravicini. Dopodiché mi sono impiegato dopo 10 anni di scenografia. Però la passione mi è rimasta sempre. Sono andato in pensione, eccomi qua. E continuo a fare lo stesso lavoro che facevo in scenografia. Come è nata la sua passione? La mia passione è nata inizialmente, diciamo, per esigenze di lavoro, perché ho cominciato con la scenografia che non sapevo neanche disegnare. Così, con l'aiuto del professore Paravicini, piano piano, con insegnamenti dopo insegnamenti, sono riuscito a fare quello che sto facendo fino adesso. Fa solo questo lavoro? Sì, adesso faccio solamente questo lavoro, che prima ero impiegato e facevo il lavoro d'ufficio. Dopo sono andato in pensione e adesso mi sono dedicato alla pittura. Dunque, la tecnica che uso è, diciamo, una tecnica spatola, che sarebbe, diciamo, questa. È un lavoro che si susegue, vediamo se posso prendere questo qui. Diciamo che inizio con la grana grossa, con la spatola, e poi quando asciutto, piano piano, vado a finire, a tirare fuori, diciamo, i soggetti. Che scuola ha fatto per imparare? Dunque, io ho la scuola media. Però, quanto riguarda la pittura, ho iniziato la scenografia. La mia scuola è stata la scenografia. Non ho fatto il liceo artistico, non ho fatto nulla di questo. E ha fatto delle mostre quanto il suo quadro? Sì, ho fatto delle mostre. Diciamo la maggior parte alla Rocca Bianca, sarebbe la pizzeria che sta a Marineo, è quella, difatti è quella lì. Poi ho fatto delle estemporanee a Partinico, ho fatto delle estemporanee all'Ascari, a Roma ne ho fatte pure delle parecchie. Dato che ha detto che ha studiato presso Roma, volevamo sapere se allora è veramente di Roma. Sì, sono di Roma, sono nato a Roma, sono vissuto a Roma, sono stato parecchi anni qui a Palermo. Dopodiché col trasferimento sono rimasto qui a Palermo, sono andato in pensione, non sono ritornato più a Roma e sono rimasto qui. I miei lavori rappresentano, diciamo, possono esserci anche degli stati d'animo, secondo il modo di pittura. Ci sono delle volte che lo stato d'animo non mi consente di andare avanti nella pittura, allora lascio perdere anche 2, 3 giorni, 4 giorni e poi riprendo fino a che poi riesco a fare quello che voglio. Grazie. La ringrazio, allora arrivederci. Ringrazio voi tantissimo. Ciao. Ciao.